Ciao ragazzi, siamo in Val Tiberina Umbra, siamo qui sul Tevere Alto, in un tratto no-kill, stiamo cercando di fare un servizio al Cavedano. E siamo qui con gli amici Alessandro Sabatini, grandissimo agonista della Trotta Torrente, Daniele Borchellini e con l'amico Giorgio Bianchi che pesca a spinning con me ormai da una vita. E siamo qui in Tevere e stiamo cercando di prendere cavedani con i minnow della Seika Tubertini. È un tratto popolato anche da salmonidi, quindi se abbiamo fortuna potremmo agganciare anche qualche trota. Siamo spostati lungo il fiume, adesso ci siamo portati in questo tratto dove la corrente ride parecchio. Io prima ho avuto un attacco a un piccolo minnow appena un secondo dopo che avevo toccato l'acqua proprio sotto una fronda, ma dopo un secondo si è sganciato, quindi sono molto diffidenti e anche oggi il pesce si farà sicuramente guadagnare. Sto insistendo con un'esca che a trote ci ha dato parecchie soddisfazioni. Qui sto continuando a vedere inseguimenti, ma a parte l'attacco repentino di prima non ha ancora catturato nessun pesce. Peccato, perché i pesci ci sono e stanno anche bollando a galla anche con misure importanti. Ho preso una trottellina, una piccola trota. Cerchiamo di sganciarla in acqua. Thank you.
con una trotella che ha boccato al cranchettino di Sheikha. È carina, la rilasciamo subito. Sto lanciando dalla parte opposta del fiume, all'ombra degli alberi, per vedere se riesco a ottenere un attacco di reazione, una sorta di pesca a battere, come fanno i pescatori a mosca. Ora gli attacchi sono stati solamente secchi, non si riesce neppure a rispondere con delle ferrate perché sono talmente immediati. È un posto meraviglioso questo da Cavedani. Se notate, ci stiamo spostando spesso, la pesca al cavedano è fatta così, in un fiume importante come il Tevere, però siamo a una 30-40 km dalle sorgenti, quindi è ancora un fiume molto piccolo, a carattere torrentizio, e quindi ci spostiamo di continuo per cercare cavedani in attività che vogliono attaccare i nostri artificiali. Ecco perché ci facciamo qualche lancio e poi dopo ci spostiamo subito alla ricerca di altri esemplari disposti ad abboccare. Basta solamente un paio di lanci per disturbare la zona, che quindi costringe il pescatore a spostarsi di continuo. Una piccola nota tecnica: questo minnow alla prova è risultato che nuota leggermente inclinato, allora con un paio di pinze si va a modificare leggermente l'anellino di testa finché non si riesce ad ottenere un nuoto soddisfacente. Io di abitudine tolgo lo split rig, che commercialmente viene montato davanti ad ogni minnow, lo tolgo e vado ad eseguire questa operazione manualmente su ogni singolo minnow che acquisto. In questo modo, ovviamente, questo tipo di prova va effettuato dove la corrente è più calma, dove si possa vedere il movimento del minnow. In sostanza, cosa si fa? Basta prendere una pinza a becco sottile, tipo questa in questo caso, e si piega leggermente. Se abbiamo detto, se il minnow spancia dalla parte sinistra, si piega l'anellino di testa verso destra. Gli si dà una leggera piega. Questa operazione si ripete tutte le volte che c'è necessario, finché il minnow si mette a navigare in modo corretto. Lanciando a valle verso monte, il filo vediamo che viene verso di noi
in maniera lineare, è ovvio che l'operazione dovrebbe essere andata bene. Poi la vera verifica si dovrebbe fare in acque ferme, come ad esempio uno stagno, un lago con l'acqua trasparente. Ho usato un minno opaco, non lucido, vedete, di colore, in questo caso di colore verde scuro, è un cranchettino della Seika che dopo vi presenterò meglio, perché stiamo pescando una giornata di particolarmente di sole alto, e anche questa volta il pesce ci ha premiati perché è uscito dalle fronde e ha attaccato la nostra esca. Illustro brevemente le attrezzature che stiamo impiegando oggi. Stiamo utilizzando una canna della Seika che si chiama Iridium, è lunga 240 cm, 8 piedi di lunghezza, lancia da 5 a 20 grammi. È la canna che io ritengo ideale per trote e cavedani da impiegare da terra in fiumi come questo. Ha un'azione di punta che però diventa progressiva. Con l'aumentare della taglia del pesce è un attrezzo molto godibile, un attrezzo di facile utilizzo. Abbinata a questa canna abbiamo messo il nuovissimo Slam, il prodotto di punta della Rio B. Il nuovissimo Slam ha un rapporto di recupero 5-1-1, 6 cuscinetti a sfera. La caratteristica di questo nuovo mulinello è che è stato costruito interamente da un nuovo materiale, carbonio e titanio, che ha permesso di ridurre il peso del 25%, quindi è davvero una piuma ed è bilanciato perfettamente con la canna che stiamo utilizzando in questo momento. Sul nuovo mulinello Slam abbiamo montato il trecciato Ryujin della Momoi giapponese, è un trecciato di ultima generazione composto da 8 fili a sezione perfettamente tonda, ultra soffice, ultra resistente, pensate che lo 0,8 tiene 9 kg. Sul trecciato abbiamo poi montato in questo caso un pezzo di monofilo dello 0,18 e poi un moschettone per il cambio rapido degli artificiali. Vi presento uno dei crank che ci hanno dato maggiori soddisfazioni in questa giornata, è il Little Crank 36. È un piccolo crank di 3,6 cm di lunghezza, 4,5 grammi di peso, è galleggiante. La paletta però è importante, a sezione quadrata che vedete, denota ovviamente la possibilità che ha questo crank di scendere negli strati inferiori d'acqua in breve tempo. Questo è l'altro mattatore della giornata. È Little Crank 38 mm, 2,4 grammi di peso solamente. Questa è proprio la colorazione, tra l'altro, che ha permesso la cattura di parecchi esemplari, sia di trote che di cavedani. Abbiamo pescato oggi con i minnow di Seika, li ho tenuti dentro queste scatole che sono molto comode perché hanno un doppio scomparto, praticamente si possono aprire da una parte e dall'altra. La cosa interessante di queste scatole è che ha delle feritoie che servono sia da una parte che dall'altra, che servono a far respirare le nostre esche, quando sono bagnate le riponiamo nella scatola, serve a non far arrugginire le ancorette e quindi per riservare maggiormente le nostre esche.
siamo giunti al termine della nostra battuta di pesca. Il pesce è stato particolarmente difficile, la giornata è molto calda, però qualche bel esemplare è uscito, sono uscite sia trote che cavedani. I cavedani più grossi avevano una taglia attorno ai 4-5 etti, e qualcuno bello ci è scappato, però insomma è stata una discreta giornata, ci siamo divertiti, a pesca ci si diverte sempre. E abbiamo dovuto fare qualche chilometro di fiume per cercare di trovare i cavedani in attività, però comunque la battuta di pesca direi che si può concludere positivamente. I minnow della Seika hanno fatto il loro dovere facendoci catturare alcuni pesci e quindi siamo contenti. Ciao, alla prossima!